Amici di L'Esport Academy, buonasera di nuovo da Leo Talusi e ben ritrovati dall'Orange per la seconda semifinale del torneo Pezzana estivo over 50 e Svezia contro Galles dopo l'Australia. Adesso stabiliremo e vedremo a chi toccherà. D'Ercole. Tra le linee il servizio per Arditi che fa un ottimo lavoro con la suola portandosi le pallone sul sinistro e arrivando centrale in aiuto, però arriva Zaralli. La porta adesso lui prima di allargare tutto. Arditi. Il movimento da parte di Cicconi, la palla infatti per lui va col sinistro a incrociare. De Luca la lascia sfilare con lo sguardo supersonico. Palla sul fondo. Movimento di Cicconi, eccolo il pallone per lui, si gira il 6, ne ha due di fronte, va sul sinistro, passa e calcia. De Luca è bravissimo a respingere accartocciandosi su se stesso. Il lancio è lunghissimo, alla ricerca di Zaralli che però non si fa raggiungere dalla sfera. E tanto la va a riprendere la Svezia che adesso avanza con una grande velocità da parte di Cicconi che avanza verso l'area di rigore, si butta dentro D'Ercole che credo abbia anche colpito per ultimo a tu per tu con De Luca, ma credo ci sia stata deviazione, quindi è calcio d'angolo. Quanto sanno? Parte Quadrini con il destro, la palla sfila alla destra del palo di Crocianelli e termina sul fondo. Piantadosi dietro dove c'è Tassone adesso che si accentra prima di scaricare verso un compagno che era lì vicino. Altra sventagliata verso Piantadosi, il solito controllo del ragazzo senza numero del Galles. Destro potentissimo da portiere di palla a mano, anzi più da pallavolista più che altro. Crucianelli si distende e mette in corner. Tassone, poi Carnevali allarga tutto, sempre asta, vicino c'è Aversana, la palla non gli arriva, Galles deve per forza tornare nelle retrovie, si butta dentro Tassone, la palla invece a cercare Quadrini che la stoppa, si fa ingolosire dal destro Quadrini, questa è una gran risposta di Crucianelli che vola e mette in calcio d'angolo. Zaralli tocca per D'Ercole, potente ma alto, però riesce ad uscirne vivo Quadrini. Alla fine se la fa togliere, ma c'erano due uomini su di lui. Era prevedibile questa situazione. Palla larga per D'Ercole. Adesso è lui che è schermato. Viene anche portato verso il fondo. Cerca il cross facile per De Luca a bloccare. Galles che ha 3 minuti e mezzo per provare a segnare il gol del 1-0 prima della fine dell'intervallo. Cambio per Piantadosi. La mette giù molto bene. Ma col sinistro è un tiro più che altro verso la porta. Crucianelli è bravo a distendersi. Asta, va corto, Galassi si coordina per il sinistro, poi se la mette sul destro, non può più calciare, vuole farsi giustizia da solo praticamente, Crucianelli la tiene lì. Attenzione a Galassi che si coordina col sinistro, scheggia la traversa con deviazione. Il cross fuori, uno schema per il sinistro di Galassi che impatta male ed era l'ultimo atto di un primo tempo non particolarmente brillante a livello di occasioni. Finisce 0-0, ci sentiamo fra poco. E si ricomincia col secondo tempo di Svezia-Galles. Contro un Galles che nel secondo tempo è entrato con un piglio diverso e ha voglia di sbloccare la situazione. Cross profondo, secondo palo, la rimette in mezzo, meglio ci prova Piantadosi, ma il suo invito non è stato raccolto praticamente da nessuno. D'Ercole, imbucato da Zaralli, D'Ercole si fa ingolosire dal destro, deviazione! Era spiazzato De Luca, sarà calcio d'angolo anche dall'altra parte. Pomili, Carnevali. Forse palla un po' lunga, ma alla fine ci arriva il numero 5. Piantadosi, dicono che è solo. La porta avanti allora il senza numero del Galles. Poi si butta dentro. Quadrini, servito da Aversana. Quadrini, non ci sono spazi, non ci sono movimenti. Adesso forse sì, ma Quadrini si addormenta. Contropiede allora per la Svezia. Con Zaralli la va a mettere dentro per D'Ercole. Che calcia malissimo un'altra volta e spreca l'1-0. Va Quadrini!
si poteva sbloccare solo così una partita bloccata in questa maniera. 1-0 per il Galles. Pennellata perfetta, forte sul secondo palo all'angolino di Quadrini, 0-1. Palla battuta dietro, il controllo, il destro in caduta, chiedono intervento in area di rigore, l'arbitro dice a tutti di rialzarsi, poi fischia, aveva segnato poi la Svezia, c'è da capire in questo marasma cosa sia successo. VAR e non c'è nulla. Ceresi, ultimi 11 minuti, più recupero alla fine della partita che il Galles ha sbloccato sul calcio di punizione con Quadrini. Ora Zaralli, trovato, non ha spazio, poi riesce in qualche modo a servire un compagno. Mette il pallone in mezzo a D'Ercole, non ci credo, ha sbagliato anche questa. Non ci credo che D'Ercole ha sbagliato anche questa. È il terzo errore sotto porta che fa in partita. Rispetto all'inizio di secondo tempo, Galassi, forse anche tenuto a bada in maniera irregolare, ha trovato però Piantadosi che lascia sul posto d'Alessio, poi recupera il numero 14, ma Piantadosi non ha forza e non ha soprattutto voglia di forzare la mano per più di tanto, visto che mancano praticamente 2 minuti e mezzo alla segnalazione del recupero. Il Galles è in vantaggio per 1-0, trovato Quadrini nello spazio che poi riesce a imbucare perfettamente per Aversano che a porta vuota sbaglia il gol dello 0-2 lasciando lì il raddoppio. È un tiro più che un cross, la palla poi finisce fuori e credo che non ci sia più tempo, era l'ultimo atto di Svezia-Galles, sono i dragoni ad andare avanti, a proseguire il loro cammino con un coronamento perfetto, con la finalissima contro l'Australia, vincono per 1-0 grazie a una punizione potentissima di Quadrini. Sì, diciamo l'episodio alla fine ci ha portato da un'altra parte, anche se secondo me abbiamo giocato un buon calcio, venivamo da tanto che non giocavamo tutti insieme, quanto a semifinali del torneo, quindi a partita molto agonistica, si è giocato poco e quell'episodio fortunatamente ci ha fatto passare, niente, ci giochiamo questa finale. Va bene, dai, la finale è sempre una finale, poi ci darà morale e sicuramente faremo meglio. Grazie. Ciao, grazie.